Ja, den euer Job in der Halle oder den hatten wir bald. Den hat er nicht gebaut. Das war ja sozusagen unser Prototypenprojekt damals. Mittlerweile gibt es eine weiterentwickelte Version. Nächstes Jahr wird eine andere Version davon kommen. Momentan baue ich jetzt gerade ein Reseed. Der kommt dann auch. Ragazzi, qui vedo il passato e il futuro. Fantastico, nuovo modello di Racework, veramente, veramente bello. Eh sì ragazzi, siamo arrivati all'ultimo episodio di quello che è stato il mio viaggio all'ADAC. Sicuramente il tempo che ho avuto è stato poco. Naturalmente ho potuto dedicare solo un giorno per motivi familiari a quella che era questa fiera, che sicuramente meritava molto più tempo, perché credo che quest'anno sia stato l'anno del boom del sim racing e si sono presentati veramente tantissimi brand e c'erano anche tantissimi appassionati del mondo sim racing. La mia più grande felicità è aver conosciuto anche delle persone con cui mi ero scambiato solamente delle mail, dei messaggi. Uno su tutti, uno dei brand che più ho adorato recensire, la Racework, è un'azienda tedesca che fa prodotti di altissimo livello, di altissima qualità. In realtà racchiude tutto un insieme di altri prodotti di altissima qualità. Io sono arrivato a questa azienda tramite, ormai posso dire, un amico, Wolfgang, spero di nominarlo nel modo corretto. Ragazzi, un'accoglienza pazzesca, ci siamo abbracciati. Per me è stata un'emozione unica, perché sono persone in cui io mi ero scambiato delle mail e dei messaggi e vederli di persona e vedere anche l'affetto che nutrono verso di me, a me ragazzi ha fatto impazzire. E naturalmente ho approfittato nel giro all'interno dello stand di Racework di vedere il modello che avevo già recensito, per chi lo volesse andare a vedere e lo ricercasse nel mio canale. Quando si muove il pedale mette in compressione l'olio che fa spostare il cilindro dello slave all'indietro, che va a comprimere questa parte qua, che voi potrete decidere di montare o con elastomeri e molla, come in realtà Racework ve la invierà, oppure potrete anche smontare la parte della molla e montare un ulteriore elastomero che viene fornito all'interno del kit. Ma anche quelle che sono le novità, e ragazzi ci sono tante e tante novità, c'è tutto un nuovo restyling di quella che è la pedaliera di Racework, ragazzi fantastica, tutta al CNC, lavorazioni e regolazioni pazzesche. E la cosa più assurda è che c'erano postazioni con cui montavano queste nuove pedaliere, in realtà a cui avevano montato tutti dei sistemi anche con pistoni che andavano a pinzare su un disco, ragazzi, fuori di testa. Questo anche perché anche loro sono degli appassionati del mondo reale, sono appassionati di automobilismo e quindi cercano di avvicinarsi il più possibile a replicare qualcosa di reale. Un altro bel prodottino che mi è capitato di vedere nel loro stand è un freno a mano. Anche in questo caso io già ho preso piccoli accordi per cercare di riuscirlo a avere e portarvelo sul canale. In questo caso risottolineo, parliamo di prodotti di altissimo livello, ma anche da un design e da una meccanica, un'ingegnerizzazione di altissimo livello. Mi è capitato anche di fare una piccola passeggiata all'interno dello stand di Simcore, che fa gadget per il mondo sim racing, in realtà fa anche tantissimi volanti, ma ragazzi ho avuto poco tempo. Ho avuto veramente poco tempo, anche perché per portarvi determinati contenuti che ho portato fino adesso, ho preso degli appuntamenti con il CEO di Asetek, con Tomo per la pedaliera, per avere degli spazi un pochino più grandi, per poter provare, diciamo, in maniera più specifica alcune periferiche che mi hanno costretto a fare dei piccoli tagli su quelli che sono stati i miei giri all'interno della fiera. Ma poi soprattutto anche perché quando ho incontrato anche i responsabili di alcuni brand con cui ho collaborato, è stato anche motivo di farci veramente quattro chiacchiere nel mio inglese maccaronico, veramente all'Alberto Sordi. Gli americani, maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne magno. Però ragazzi, la comunicazione dell'appassionato è una comunicazione globale, anche se da parte mia c'era il forte limite di parlare un inglese veramente, veramente di basso livello, però lo capisco molto di più di quanto lo parlo. Sono stato veramente contento di conoscere queste persone anche nello stand di Asher, Venim, P1. Ragazzi, è stato veramente un insieme di tantissime emozioni. Approfitto poi di quest'ultimo video
anche perché mi è capitato di incontrare ragazzi che seguono il mio canale e quindi farci delle foto. È stato tutto veramente un'esperienza molto carina e in più anche l'occasione di conoscere di persona quelli che sono i responsabili di alcuni team che ho conosciuto durante tutto il mio percorso all'interno del sim racing. Partire dai Ballas, ho conosciuto di persona Pepe, veramente una gran persona. Ha creato veramente dal niente un team, un gruppo veramente affiatato e che porta oggi i risultati e fa conoscere anche il sim racing italiano in tutto il mondo. Anche poi il team degli Absolute Motorsport, Marcello Caserta, persona fantastica. Anche lì ho ritrovato il mio amico David di SRP e naturalmente ho approfittato anche al mio caro amico Andrea, che mi ha accompagnato in questo viaggio, di fargli provare la sua pedaliera, la SRP versione RR, un prodotto strepitoso e anche questo costruito da un appassionato, da un amante di quello che è il sim racing e anche il proprio lavoro. All'interno dello stand sono stato contento poi di aver trovato i prodotti Cammus, a cui io sono particolarmente legato per la qualità del feedback, e con Marcello proprio parlavamo anche di questo aspetto qui, e quindi far conoscere questo brand nuovo nel panorama del sim racing. Naturalmente c'erano anche altre periferiche dei ragazzi di 3D Rap, saluto anche loro, anche se non li ho potuti conoscere di persona in questa occasione. E anche lì sempre ho incontrato i ragazzi dei Leo Racing Team, ho rincontrato Federico Leo, che avevo conosciuto durante una cena a casa di Alessio Bernardini, vincitore dell'ACI Sport dell'anno scorso. In realtà avrei qui già il video di un'intervista insieme ad Alessio che dovrò pubblicare, spero, nel più breve tempo possibile. Ci siamo rivisti anche con lui perché c'era anche con lui insieme ad alcuni ragazzi del team di Leo Racing Team. Saluto tutti quanti loro. E poi ragazzi, lo lascio per ultimo, ma non per ultimo, Mats Racing, Massimiliano Frascuorno, spero di pronunciare bene il suo cognome. È uno youtuber che fa contenuti di sim racing di una tipologia diversa da quelli che sono i miei contenuti, ma ci eravamo sentiti già da un po' di tempo perché vorremmo trovare il modo anche di collaborare insieme e mi ha fatto veramente piacere di conoscerlo. E anzi, approfitto perché una cosa particolare, gli ho detto: Massimiliano, sei 10 volte più alto di quello che ti immaginavo. La telecamera non ti rende giudizio, è alto quanto è me. È uno spilungone. Comunque lo saluto. Sono stato veramente contento che ci siamo incontrati perché è veramente una bellissima persona e spero con lui di trovare il modo di portare anche dei contenuti diversi sul mio canale e forse anche sul suo. Magari se anche a lui può piacere la parte un pochino più tecnica di quello che riguarda le periferiche per il sim racing. Quindi ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Io spero di essere riuscito in questo piccolo viaggio perché ve lo dico, la fiera era molto più grande, c'era anche tutta una parte con auto storiche, auto più moderne, c'era veramente da perderci la testa. Io purtroppo per la gestione di questa cosa sono riuscito a dedicare questo tempo che non è stato sufficiente a dare spazio anche ad altre aziende a cui avrei voluto dare più spazio o anche proprio spazio perché non sono riuscito a girarmi tutta quanta la fiera, ma spero di avervi dato una piccola vetrina di quella che è stata anche la passione con cui ho affrontato questo viaggio insieme al mio amico Andrea e approfitto anche qui nei ringraziamenti finali. Ringrazio anche lui perché anche grazie a lui che un pochino mi sono convinto nel finale di andare a fare questo viaggio e anche questa è stata un'esperienza molto carina perché ci siamo trovati molto bene e lo ringrazio qua pubblicamente davanti a tutti. Ragazzi, con questo vi saluto. Adesso ritorneremo piano piano a quella che è la vita normale, non vi tartasserò più con tutti questi video, ma spero comunque che vi siano piaciuti e nel caso, ragazzi, dopo tutto il lavoro che ho fatto, me lo merito un like e un'iscrizione per chi ancora non conosce il mio canale? Me lo merito? D'accordo! Ragazzi, quindi vi aspetto nelle prossime review. Ciao!